Buongiorno, sono Beppe Sardi e ora vi vado a preparare una salsina al pomodoro e semi di senape. Ovvio che in stagione lo facciamo con i nostri pomodori freschi dell'orto, altrimenti lo faremo con i pelati. Allora, come prima operazione dobbiamo sbucciare una cipolla, così, in questo modo, la facciamo già un po' più piccola, in modo che possa appassire più velocemente. Siamo pronti, andiamo a mettere dell'olio extravergine d'oliva nella nostra pentola, accendiamo a fuoco abbastanza vivo, bene, e incorporiamo la cipolla. Bisogna appassirla nel miglior modo possibile. Bene. Lo appasciamo e nel frattempo andiamo a preparare uno spicchio d'aglio che tagliamo già a fettine. Benissimo, la nostra cipolla è ormai appassita, allora continuiamo il nostro sughetto aggiungendo il pomodoro, bene, in questo modo andremo ad incorporare lo zucchero, il sale e un po' di noce moscata. Sono gli ingredienti che necessita questa salsa. Allora, lo zucchero di canna, due pizzichi di sale e un po' di cannella, un pizzico di cannella. A questo punto lasciamo cuocere per circa 10 minuti, ma nel frattempo andiamo a preparare i nostri semi di senape, perché noi dobbiamo concludere questa salsa mettendo i semi di senape. Allora, prendiamo una padella, mettiamo una padella possibilmente antiaderente, mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, come è caldo il nostro olio mettiamo i semi di senape. Molto bene, i nostri semi di senape sono tostati, possiamo toglierli dal fuoco. Prendiamo il mini pinner e andiamo a frullare la salsa di pomodoro che ormai è pronta. Controlliamo che non ci siano più pezzetti. È pronta a ricevere i semi di senape. In questo modo li mettiamo, perciò caldi i semi, calda anche la salsa, rimestiamo tutto quanto assieme, ormai fuori dal fuoco, non ha più bisogno di cuocere, si lascia raffreddare perché è una salsa che io consiglio di mangiarla fredda. E la nostra salsa è pronta. Che profumino!